Per i sudditi della corona britannica è ormai partito il conto alla rovescia. Manca appena un mese alla nascita del secondogenito di Kate Middleton e del principe William. Il sesso del nascituro non è ancora accertato, ma la duchessa di Cambridge sembra non avere dubbi. Sarà una femminuccia. A rivelarlo è il Daily Mail, sulle basi delle dichiarazioni di una fonte vicina alla famiglia reale e di una credenza popolare. Un'amica di Kate ha infatti dichiarato al tabloid. Il principe William ha sempre avuto un debole per i dolci, ma Kate ne ha mangiati in continuazione durante questa gravidanza. Nei primi mesi riusciva a malapena a resistere, ma negli ultimi tempi sembra non averne mai abbastanza. Ebbene, secondo i racconti delle nonne, chi ha un'irresistibile voglia di biscotti e cioccolata quando è incinta è destinata a partorire una femmina. La voce di un fiocco rosa si rincorre in realtà da tempo e sono partite le scommesse sul nome e persino sul peso che avrà il nuovo membro della famiglia reale al momento della nascita. Se davvero il principino George Alexander Louis avrà una sorellina, ovviamente sono forti le possibilità che venga chiamata Elizabeth come la bisnonna e regina d'Inghilterra. Il nascituro sarà il quarto in linea di successione al trono, dopo Carlo, William e il fratello maggiore George. Sempre il Daily Mail riporta che la data di nascita probabile è il 25 aprile. Nella stessa data, celebrata in Italia come il giorno della liberazione, sono nate star come Renée Zellweger e Al Pacino. In attesa del lieto evento, la principessa ha partecipato venerdì scorso al suo ultimo evento pubblico prima del parto, la visita dell'associazione benefica Steven Lawrence Sant. Chi se ne frega?